un'idea pazzesca. Faccio finta di avere la febbre. 38,1. Sapete cosa faccio? Adesso prendo un altro termometro e glielo porto e proveremo la temperatura con il nuovo termometro. Cucciolini, quanto piove anche oggi, guardate un po'. Piove tantissimo, non so da voi, scrivetemi nei commenti se anche da voi piove, ma qua ad esempio il tempo ulula, porte che sbattono, cancelli che sbattono, tra poco devo andare a riprendere Vanessa da scuola e ci bagneremo per l'ennesima volta. Ragazzi, mancano 3 minuti al suono della campanella nella scuola di Vanessa e ragazzi, come potete ben vedere, qua non diluvia, di più, viene giù tanta di quell'acqua che se non smette non so come andremo a finire. Oltretutto, appena ho visto le previsioni per domani ed è uguale, andremo a scuola con la canoa, quindi speriamo che di non ammalarci, perché qui sono ormai settimane, a parte qualche piccolo giorno di stop, in cui prendiamo tanta acqua. One eternity later. Sei tornata a casa, amore? Hai visto che, lo so che hai fame, adesso è quasi pronto, ma hai visto che tempo? Continua a piovere, continua a diluviare e sono ormai giorni che prendiamo tantissima acqua, sia al mattino alle 7 che a quest'ora. Se mia madre domani non faccia la verifica. Esatto, speriamo di no, perché veramente con tutta quest'acqua che prendiamo rischiamo di ammalarci. E che verificai domani? Ma sì, dai, che facile. Guardate come piove, non so se si vede di traverso, guardate il vetro qua in sala, pieno di acqua, piove e tra poco... Esatto, ma io mi muovo però invece, perché devo andare a prendere anche Anastasia tra... Anch'io. Vieni. No amore, stai qua. Ah, vengo anch'io. Tu non vuoi stare a casa da sola? No. Però dopo mangiato iniziamo a fare un po' di geometria, perché sono curiosa di vedere gli esercizi. Amore, per forza. Dai, vieni su che è pronto. Ragazzi, ma guardate che carbonara che fa mamma Romina. Altro che quella di Roma, dovete venire a mangiare la carbonara a casa nostra. Com'è amore? Buona. Cremosissima. Che buona, buon appetito. Sei pronta? Ti stai pettinando? Andiamo a prendere la tua sorellina con questa bellissima giornata? Andiamo, dai. Ti aspetto giù, veloce, perché devo trovare parcheggio, che quando piove non si trova... Brava, esatto, non si trova mai un parcheggio. 6.5 hours later. Allora, siamo arrivati, piove molto meno, fortunatamente. Vai un attimo al parchetto, 10 minuti torna indietro. Ok, ciao. Eccoci a casa, finalmente, amore. Cosa hai da dare a Vanessa, amore? Un pensierino che l'ha fatto la sua maestra. La sua maestra dell'elementare ti ha fatto un pensierino, ma che carino, amore. Ti aveva già fatto un video di auguri il giorno del tuo compleanno, perché lei è molto dolce, e vediamo il pensierino, che tenera. Wow, che bel pacchetto. Amore, dai lati, amore, dai lati. Vai, amore, lo so, l'emozione gioca brutti scherzi. Non vuole rompere la carta, giustamente. Con questo ritmo arriva il suo 12° compleanno. Dai, amore, dai. Ce la puoi fare. 2000 years later. Wow! No, un'agenda! È bellissima! Posso vederla, che non ho visto? Per la mia dolcissima Vanessa, buon compleanno, maestra Laura. Amore, grazie maestra Laura. Sei un amore di donna e di maestra. Ti manca? Lo so. Guarda un bacino alla maestra Laura. Posso vederlo, che non l'ho visto bene? Madonna, è bellissimo. Tutti i glitter dentro. Wow, conosce proprio i tuoi gusti, la maestra Laura. Va bene, merendina e Vanessina, compiti. Tu hai qualche compito da fare, da recuperare? Allora, merenda e Vanessa va a fare i compiti e ti aiuto anch'io, ok? Hai visto quant'acqua stamattina, Anastasia? Ti sei resa conto in classe? L'acqua che è venuta giù? Guarda, io veramente da stamattina che... Amore, cosa c'è? Tutto a posto? Hai tossito? Sì. Mi raccomando, non vi ammalate. So che con tutta quest'acqua potrebbe risultare difficile. E la amore. No. Magari dopo vi faccio un lattino. Ti è venuto mal di pancia? Ancora? Ma sei stata bene oggi? Perché ieri a un certo punto mi hai detto che stavi male, che non sentivi più le gambe, eri bianca con le labbra... Ieri pomeriggio, sì, mi sono spaventato, ho chiamato anche la pediatra ma non mi ha risposto. Bimbe,
Vane, brava, cosa stai facendo? Ho finito i compiti. Bravi, ok. E quindi poi provare di fare lunedì e scrivere quello che faccio martedì e mercoledì il giorno della settimana. Ok, ricordati che hai anche il libro da leggere. Ah, sì. Ascolta però, adesso è quasi ora di andare a dormire perché domani si va a scuola. Mamma, io senti che voce che ho. Sì, effettivamente non hai una bella voce, per forza, continua a piovere ancora. Io ho mal di testa. Ti fa male la testa. Tantissimo. Ok, fai lo zaino però perché domani si va a scuola, d'accordo? Sì. E la signorina qui invece? Ciao, cos'hai? Anche tu la tosse? Sì. Hai fatto i compiti per domani? Sì. Cosa c'è, Ani? Stanca. Non ti senti non bene? Voglio andare a scuola domani. Allora, Vane, vado giù, finisco di lavare i piatti e quando torno ti voglio vedere nel letto, ok? Okay. Va bene? Perché sta diventando tardi, d'accordo? Sì, va bene, però non mi sento bene. Vabbè, amore, non ti senti bene? Con una buona dormita ti sentirai meglio, va bene? Ragazzi, adesso vi spiego bene cosa dobbiamo fare. Ok, ragazzi, allora, io non so cosa inventarmi. Domani non ho proprio voglia di andare a scuola. Domani ho al mattino 2 ore di matematica. Poi ho 1 ora di religione. Poi c'è l'intervallo. Poi, ascoltate, 1 ora di italiano. Ma di italiano, non grammatica. Geografia. Geografia. 1 ora di geografia e 1 ora di storia. Poi, alla fine, cosa? 1 ora di inglese. Quindi, diciamo che potrei inventarmi una scusa per non andare a scuola. Sì, però ragazzi, quale scusa potrei inventarmi? Me lo scrivo sul foglio, magari mi viene in mente. Scrivo un po' e poi ve le dico. Lo so. Cadere dalle scale, ragazzi. Scrivo per... no. Perché se cado dalle scale poi mi devo fare veramente male, perché come faccio a cadere dalle scale? No. Lo so. Bruciarmi con la piastra? No. Perché sennò mi faccio veramente male. E anche domani mattina devo fare super veloce, quindi non riesco a fare la piastra. Oh, un'idea pazzesca. Dovrebbe esserci un termometro. Lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Adesso sì. Vediamo se i termosifoni sono caldi. Vediamo. Sono bollenti. Quindi, vediamo se avete indovinato. Lo so che l'avete indovinato. Faccio finta di avere la febbre. È perfetto. Ok, ragazzi, allora andiamo a mettere il termometro sul termosifone. Allora, apriamo, prendiamo il termometro e andiamo a metterlo su. Io ho paura di bruciarmi il termosifone. Facciamo tipo così. E ragazzi, è bello perché ho anche il raffreddore, quindi c'è, va benissimo. Ok, lasciamolo così. Perfetto. Come potete vedere, è dentro. Lasciamolo 5 minuti e lo riprendiamo. A few moments later. Ok, ragazzi, allora, un pochino troppo, vero? 40 tanto 42 di febbre. Facciamo così, lo rifaccio un attimo. Tanto ci metto un secondo. Spegniamo, suona perché è troppo. Vediamo, allora, accendiamo. 33, 34, 35. È bollente, non va. Sta salendo. Ok, ragazzi, allora è a 37. 37,4, 37,5. Quando arriva a 38 lo possiamo firmare. 37,8, vai, sali. Oh, 38 è arrivato. Ok, perfetto. Allora adesso posso chiamare la mamma. Mamma! Mi è arrivata la febbre. Guarda. 38,1. Sì. Ma com'è possibile? Ma perché mi sono svegliata sul letto e mi è arrivata la febbre all'improvviso, ho mal di testa e mal di pancia. Ma non pensavo avessi la febbre, Vanessa. 38,1 è abbastanza alta. Potrebbe essere... Infatti non riesco neanche a stare in piedi. Ma stanotte potrebbe essere che ti arriva 39. Devi andare subito a letto a metterti al caldo. Subito, fammi sentire. Ma mi fai una camomilla? Sì, ti faccio una camomilla, va bene. Però Vanessa, mettiti a letto, mettiti il pigiamino e mettiti subito giù. Allora avevi ragione, eh? Sì, mamma. Mi dispiace, scusa, non pensavo. Comunque dai, mettiti giù a letto. Questo perché c'è questo maltempo e per forza di cose ci si ammala. Sono ormai settimane che piove. Adesso arrivo, dammi un secondo e arrivo. Comincia a mettere il pigiama, va bene? Hai visto che tua sorella ha la febbre a 38,1? Ma non è che anche tu non ti senti bene? Come ti senti? Non tanto bene. Oh, senti, dopo la provi anche tu. Anzi, fai una cosa, vai su da Vanessa e prova la febbre. Va bene, che il termometro ce l'ha lei. D'accordo? Sì. Vai, vai, amore, non si sa mai. Vanessa, ma come hai fatto? Allora, vieni qua, ti faccio capire. Sai i termosifoni, quelli lì? Sì. Ecco, vai a toccarli. Ah, ecco, perfetto. Vuoi avere anche la febbre anche tu? Sì. Andiamo a farlo, ragazzi. Allora, guarda, accendiamo.
O come ragazzi potete vedere sta salendo. Adesso aspettiamo che arrivi a 38. Anastasia, come puoi vedere, è arrivato a 37,7. Quindi adesso andiamo dalla mamma a dirgli che hai da bere. Andiamo. Bimbe, Vane, come stai? Dove sei, Vane? Vane, dove sei? Bimbe, perché siete a letto qua tutte e due? Ani, cosa c'hai tu? Febbre. Anche tu? Ma come hai la febbre? 38,4. Ma veramente? Ma fammi sentire. Sei calda, ma non mi sembra che tu abbia la febbre così alta. Ma vi siete presi il virus allora? Ma avete anche mal di pancia? Vi viene da rimettere? Oh, bimbe, dovete andare subito a letto, domani non si può andare a scuola, purtroppo. Niente, vabbè, volete che vi faccio un tè caldo, sì, qualcosa di caldo? Sì, ci porti anche i biscottini. Quando due bimbe sono malate, vanno sempre coccolate. Che biscottini vuoi? I pavesini? No, sì. Vuoi i pavesini? No. Va bene, dai, ascoltatemi. Un pangoccioli. Un pangoccioli? Pavesini. Tu vuoi i pavesini? Non ti fanno venire male. Va bene, mettetevi sotto le copertine che fa freddo. Dai, che siete malate. Vado, eh. Vediamo il termometro. Mamma mia, come scotta questo termometro. Facciamolo qua. Arrivo subito, bimbe. Se avete bisogno, chiamateli, ok? Ok. Ok. Ok, preparo il tè alle bimbe. Mamma, come sono bollenti questi termosifoni, sono caldissimi, mamma mia. Mi sta venendo un dubbio, cucciolini. Vanessa e Anastasia non sono così calde da avere una febbre così alta. I termosifoni sono bollenti. Non è che mi stanno prendendo in giro e hanno messo il termometro sul termosifone e la temperatura si è alzata di conseguenza? Sapete cosa faccio? Adesso prendo un altro termometro e glielo porto e proveremo la temperatura con il nuovo termometro. Intanto sono pronte le tazze per il tè, ma è molto probabile che il tè questa sera, invece di berlo in camera perché sono malate, lo vengono a bere giù in cucina, perché secondo me non hanno la febbre. Scrivetemi nei commenti se anche voi ogni tanto avete escogitato qualche escamotage per non andare a scuola. Bimbe, ascoltatemi, provate la temperatura con questo termometro, perché se ce l'avete molto alta dovete prendere la tachipirina. Tieni, provalo prima tu. Qua? Certo. Perché prima dove l'hai provata? Lei. Sei preoccupata? Che sia alta? 12 seconds later. Ok, ha suonato. Vediamo. 35,1. Bene, molto bene. Guarda, non te lo faccio neanche provare a te. Vuoi provarlo? Tieni, tieni. Poi facciamo i conti, io e te. Ma sicuramente anche io e te. Però non è detto, magari Vanessa ce l'ha e Anastasia ha finto. No, vero? Peccato che ci sono i termosifoni bollenti. E secondo me un termometro è finito sul termosifone. Sei passata da 38,4 a 35. Ok. 34,7. Quindi guarda, non ve la misura neanche, perché state benissimo. Tiratevi su, tiratevi su immediatamente. Vi siete inventate una scusa per non andare a scuola, quindi da domani per una settimana siete in castigo. Niente più televisione e niente più giochi, e ovviamente domani si andrà a scuola. Mi promettete che non lo fate più? Adesso il tè venite a berlo giù, perché io nelle camere non porto nulla a meno che veramente una persona sta male. Quindi concludiamo quel video, questo video che non mi è piaciuto per niente. Quindi ragazzi, non fatelo mai a casa. Cuccioline e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E comprate le nostre unghie su www.vanityglow.shop e anche le nostre magliette. Ciao! Dici che la prossima volta funzionerà? Forse, ma non con la mamma. Buongiorno. Come mai siamo a casa stamattina? Cosa è successo? Anche a scuola. Racconta un po' cosa è successo a scuola. Ieri a scuola, con il piede all'inizio. Durante la lezione di educazione fisica, motoria, insomma. Dovevamo correre dritto, no? Sì. E io non riuscivo a frenarmi subito. Tutti, cioè il mio compagno andava fino in fondo perché c'era la porta aperta. No, c'era la porta aperta dove entravamo e correva fino in fondo perché non riusciva. Ma che esercizio era? Che io non ho ancora capito. Allora, c'è la riga. Sì. Ok, noi dobbiamo stare qua. Al piede, al,
al fischio del maestro dobbiamo correre fino all'arica, solo che l'arica è qua e il muro è qua. E quindi per frenare in corsa? Quindi faccio così sempre. E quindi ho le mani fatte così sempre, tre volte. Perché, allora, praticamente sono stata la più veloce, quindi mi hanno messo sulla panchina ad aspettare. Meno male. Però solo che l'ho fatto già due volte, di là, dalla riga di là fino a qua, e poi al ritorno. Qua, sì. E poi quindi l'ho dovuto fare anche la terza volta, perché sto sotto al più veloce con altri miei compagni. E quindi per frenare dovevi appoggiare le mani contro il muro e ti sei fatta male ai polsi. Qua, e questo è il primo. Vene. E dopo adesso facciamo un massaggino. Qua, ieri sera ti sei addormentata sul divano. Puoi sentire? No, così. Aspetta, dammi il dito. Molle. Fai vedere una cosa? Sì, amore, però poi facciamo un massaggino. Ieri sera ti sei addormentata sul divano mentre guardavamo il programma e non ho potuto fare nulla. Ma passiamo al ginocchio invece. No, aspetta. E praticamente anche quando sbattevo le mani contro il muro, sbattevo anche qua sotto, e in palestra l'abbiamo di plastica, quindi facevo un dolce e sbattevo con l'unghia. Quindi adesso ho l'unghia nera tagliata. Hai l'unghia nera rotta, sì, è nera. E poi? Poi. Per non farci mancare nulla. Stavo giocando a palla prigioniera, l'ultimo gioco. E un mio compagno mi ha lanciato la palla qua. Mi sono andata sotto, quindi per non farmi prendere altri punti, perché la testa non valeva, così non andavo in prigione. Sì. Praticamente ho strisciato per terra, visto che per terra è tipo plastica dura. Sì, sì, quello è il materiale che usano nelle palestre. Sì, mi sono fatta questo, guardate. Guardate un po'. Ma guarda te che cosa ti sei fatta. Ma ti sei disinfettata ieri o hai messo un po' di ghiaccio? Sì. Infatti sei tornata a casa che zoppicavi. Io non so come hai fatto ieri sera a fare i pop. Non lo so. Non riesci più a tirarlo giù. Non so come hai fatto a fare i pop ieri sera, veramente. Ma infatti facevo solo così piano. Comunque adesso stai meglio. Stamattina zoppicavi, ti faceva male tutto. Abbiamo deciso di restare a casa. E adesso stai meglio? Un pochino meglio? Va bene, dai, adesso fai colazione, io ho portato intanto Anastasia a scuola e adesso io lavoro un pochino e ci vediamo dopo. Ciao amore, ciao. Ben arrivata, tutto bene a scuola? Sì. Sì? Sai che ti ho portato la merenda? Ho fame. Due paninetti alla Nutella buonissimi, caldi caldi. Dai, mangia i paninetti perché devo fare una piccola commissione e andiamo subito a casa da Vanessa. Ok. Fatto! Madonna, siamo appena tornati a casa, cosa è successo? Ti sei fatto... Non riesco a muoverlo! No, amore, come non riesci a muoverlo? Anastasia, ascoltami! No, ragazzi, ma che cosa vi succede? Ma sei caduta dalle scale, fammi capire! E dove eri? Eri in cucina! E sei caduta? Ma come hai fatto a cadere dalle scale? Sei inciampata, ma amore. Mettiamo il ghiaccio. No. Sì, dobbiamo mettere il ghiaccio. Ma guarda te. Oh, Anastasia, tu da queste scale ti fai sempre, sempre male. Sempre. Devi stare attenta. Dai, mettiamo il ghiaccio, vieni. Come no, Anastasia, dobbiamo metterlo. Ho capito che ti fa male, amore, però il ghiaccio lo dobbiamo mettere. Amore. Prova a tirarti su. Prova a tirarti su. Vane, dai la manina ad Anastasia, aiutala. Dai. Prova, piano. Dai. Dai, Ani. Mettiamo il ghiaccio. Fammi vedere, fammi vedere. Non voglio il ghiaccio. Ma è meglio se lo metti un po', eh. È meglio se lo metti. Non lo voglio. Non lo vuoi. Tirati su. Ogni volta che tu vai sulle scale ti fai male. Ascoltami, guardami. Devi fare attenzione. Le scale sono super pericolose. Capito? E tu cadi sempre. Puntualmente ti apri una gamba, fai attenzione. Non posso più. Che è passato, amore? Guardate, ho trovato quella speciale. Hai trovato quella speciale? Stamattina fuori da scuola ci hanno consegnato. E guardate la carta. Che, qual è questa? Che bella, il cervo. Ma che bella. Tu come stai? Male, sei stata tutto il giorno sulla poltrona. Ma mi è sceso anche. Eh? Ti fa male perché non hai camminato tutto il giorno? Fa vedere, amore, c'è sangue.
Ora la attacchiamo, guardate che bella. Ti devo disinfettare, Anastasia, no. Un pochino. Dai. No. Ma poco poco. No. Eh no, ma bisogna sempre, tanto non brucia l'alcol verde. No. Ani, sì. No. Ti pulsa fa dove? Dietro il tallone? Comincia a camminare un po' e a muoverti un po', che sei tutto il giorno seduta. Non riesco a far così. Ho capito, non riesci a far così perché il ginocchio è atrofizzato. Sei stata seduta tutto il tempo, sai che per togliere un dolore devi muovere l'arto. Faccio così. Brava, fai un po' di ginnastica. Sì. Bene. Ascolta, è tutto il giorno che sei a casa e non hai aperto un libro. Da domani, devi studiare 3 pagine di storia e ti avevo chiesto di iniziare a farlo oggi. Sei stata a casa, potevi studiare. Cosa via? Vanè. Ti ho detto studia, non via, studia, non mi fare arrabbiare, eh? Quando fai così non mi piaci per niente. Hai capito? Vanessa? Capito, via. Ho capito, bra. Via! Anastasia, io ti giuro non so più come fare con tua sorella. È stata tutto il giorno sul divano, non ha aperto libro, non dargliela. Non fare la bulla prepotente, eh? Anastasia, non dargliela. Vai a studiare. Studia, dai. No, ti ho detto che devi studiare. Adesso non sto più scherzando, eh? Perché dalle 9 che sei sveglia potevi anche studiare. Perché sei tu che ti ritrovi a studiare 3 pagine di corsa, anzi 4 pagine. Quante sono? 3 o 4? Non mi ricordo. Come? 2. No, 3. No, 3. No, guarda che sono 3. E oltretutto l'abbiamo visto un attimo oggi, hai un sacco di cose da studiare. No, queste devo studiare, altrimenti si godi. Per questo. E questo è tanto. È finito. Come l'ho fatto prima? Te l'ho pure detto. Sì, ok. Vieni che ti interrogo. Scusa. No, adesso mi interrogo. No, adesso ti interrogo. Ok. Allora, mi dici chi sono i Celti? I Celti sono i Celtesi. I chi? I celtesimi. Vanessa, i celtesimi? I cugini cinesi dei centesimi? Ma tanto non interroga, poi magari non vado neanche a scuola. Ma che cosa? Tu non vai a scuola? Adesso io mando un messaggio alla maestra e le dico di interrogarti. Ma vuoi non vedere? Manco. Ce l'ho! Sì, lo pensi tu, tesoro, io ce l'ho. Ok, dimmi chi sono i Celti, alzati da qui e vai a studiare. I Celti sono i celtesimi. Ma cosa stai dicendo? Cosa sono i celtesini? Te lo sei inventato tu? Ok, e dimmi chi sono. Devi vedere dove sono. No, devi stare fermo. No, sono i pugliesi. Chi sono? Pugliesi. I pugliesi. I pugliesi. Vengono dalla Puglia. No. No. Dalla Calabria. No. No. Dai, tirane fuori un altro, dai. Io dall'Inghilterra. No, in Italia. Sai come stai? Fammi vedere. Cioè, ma guarda che sgramo che ci sei. No, non lo tocco, però non è possibile, veramente, Anastasia. No, voi due siete due rottami. Vanessa. Ah, sì, vengo dal nord occidentale. Sì, ok, hai letto. Non è vero. Sì. Vai a studiare. Vai a studiare, sì. Non sto scherzando. Vai a studiare. Non fare l'arrogante, la bulla con me. Non dargliela. E lei ride. Non ti infastidi. Guardala. Non ti dà fastidio? Sì, si vede. Non ti devi sventolare con il libro. Vanessa, vieni a studiare perché ti prendo a pugni, eh. Guarda che ti spacco la faccia. Allora, non vuoi studiare? Allora ti metto in castigo. Tu venerdì non vai ai porti. Domani. Ti ho detto che a me non interessa niente. Domani. Per me è una questione di principio. Sei stata tutto il giorno su un divano e potevi anticipare lo studio. Domani sai già che poi non studi perché c'è qua Daniel e vuoi stare con lui. Fatti furba, studia, non mi prendere in giro. Non mi fare il verso. Dai, vieni a studiare. Voglia, ma ti prendi per questo? No, adesso tu ti alzi. Adesso te lo giuro, Vanessa, guarda, non mi fare arrabbiare più. Adesso tu ti alzi, butti tutto quello che c'è in giro per casa e apparecchi. Poi vai su e studi. E tu ai pop venerdì non vai. Ancora? Mi fai il verso? Sappi che tra poco io e Anastasia andiamo su, guardiamo il nostro programma preferito e tu sei in castigo. No, basta Vanessa, sei in castigo. No, sei in castigo. Prendi il libro di storia e studia. Mamma, ma sono le 8. Non fa niente, sono 12 ore che sei sveglia. Ma tanto non hai per domani, per dopo. Ma non importa lo stesso, ti devi portare avanti, studia. Ma tanto io ho già letto, te lo dico.
sono... Ok, adesso prendo il libro e ti chiedo tutto. Senti Vanessa, hai dei modi di fare che non mi piacciono per niente. Oh, iscicali! Adesso mi dai il cellulare e tu te ne vai in castigo. Dai! Questo qua non lo vedi più, per il prossimo mese. Adesso basta, Vanessa. Tutto ha un limite. Sì, cosa pensi? Di farmi paura? No, non ti devo fare paura. Sappi solo che tu il cellulare non lo avrai più. Quindi, adesso per me tu puoi chiuderti in cameretta. Non rivolgermi più la parola. E andare a guardare la TV. No, tu la TV stasera non la guardi. No, tu sei in castigo. No, tu. No, sì. Va bene, vedremo se tu guarderai la TV, ok? Continua così, tranquilla. Cosa stai facendo? Niente. Niente? Perché gli hai tolto le penne che gli hai regalato? A... Perché non mi fa fare vedere quello? Perché non glielo fai vedere? Amore, perché non glielo fai vedere? Amore, che c'è? Sei te. Susa? Sei s***o di Vanessa. Perché? Ma che cosa avete tutte e due? Che problemi avete? C'è qualcosa che non va? A scuola, da qualche parte? No. E te non ti permettere mai più di dirmi stupida, eh? Chiedimi scusa. Chiedimi scusa. Chiedimi scusa. No? Sei sicura, Anastasia? Non venire dopo a chiedermi scusa, eh? Ok, allora siete in castigo, sia tu che tu. Andate via. No, vabbè, tu sei in castigo da stamattina. Cioè, proprio tu non devi solo stare zitta. Lei si sarà arrabbiata per colpa tua, magari. E cosa ho fatto, dai? Non lo so. Sono diventata io. Sei un po' arrogante. Un po' menefreghista. Se avete problemi, basta che me ne parliate. È successo qualcosa a scuola? Non c'ero oggi. Eh? Lo so che non c'eri. L'ho vista a casa tutto il giorno sul divano. Non è vero. Vedi di fare lo zaino e muoviti, eh? E adesso andiamo a dormire. Lo zaino lo faccio domani con me, sì. No, lo zaino lo fai stasera. Ti ho detto che lo zaino lo fai stasera. Vanessa. Lomba. Vanessa. Lomba. Ciaone. Guarda, ciaone. Guarda. Mamma, che peccato. Cos'è ti ha fatto, Ani? Te l'ha rovinato? Vabbè, ma è distrutto adesso, eh? Vabbè, è suo, quindi? Suo no. Suo sì. Tu non sei andata a scuola stamattina? Non l'hai preso. Se andavi a scuola, allora c'era anche per te. Adesso non vi voglio più vedere litigare. Ok? Quelle lì cosa che hanno gli attacchi sono doppie? No, sono tatuaggi. Ah, ok. Vedi. Ok. A lavare i denti, a lavarci tutte e a nanna. Stasera si va a dormire presto. Non vi faccio vedere nemmeno la Juve. Così no. Vi arrangiate. No. Scusa. No? Troppo tardi. No, troppo tardi, mi dispiace. No, no, no. Beh, colpa sua e hai detto una brutta parola a me. Non ti permetterei mai più, Anastasia. Scusa. Anastasia, non mi piace come vi comportate, ma per niente. Scusa. E lo sto facendo vedere a tutti come vi comportate. Te? Ridi, ridi. Te mi sa che stai diventando un po' una bulletta, eh? Stai attenta, eh? Ridi, ridi, Vanessa, ridi. Mamma, scusa. Va bene, amore, dai. Ti perdono per questa volta. Per questa volta. Però stai attenta a come parli, a come ti rivolgi a me, che sono tua madre. Se volete continuare a fare i pop, andare alle feste, andare di qua, andare di là. E per venerdì ci devo pensare, perché veramente Vanessa ti devo iniziare a castigare seriamente. Lompa, lompa. Va bene. Mami, ti devo dire una cosa. Cosa? Scusa. Va bene. Tu? Perché ridi? Sono scuse che perché mi stai prendendo in giro? No, perché lei mi fa ridere. Lei ti fa ridere. Tu come stai invece col ginocchio? Che prima sei uscita dalla doccia qui avevi il ginocchio gonfio. Ti fa male tanto? Sì? Impari. Credo che sia Gesù che ti stia punendo per come ti comporti con me. Sì, dammi una ginocchiata anche a me. Comunque, allora, io vi voglio dire solo una cosa. Siete tu? Tu non tanto, tu sei troppo nervosa, non ti mangiare il telecomando? Ultimamente sei troppo nervosa, o è la preadolescenza, quindi non oso immaginare l'adolescenza che cosa dovrò passare, o hai qualcosa che non va e me lo devi dire, perché se uno ha un problema me lo deve parlarne con i genitori. Idem tu, sempre, non vi dovete tenere nulla dentro. Quindi se c'è qualcosa che vi turba, invece di reagire così da... Sto parlando io, invece di reagire così da arroganti...
perché non mi piace vedere una bambina che sta 12 ore su un cellulare o seduta su una poltrona. Ci sono anche gli impegni, i doveri, Vanessa, mamma, perché sennò ti faccio saltare la lezione di pop. Mamma, guarda là, con la telecamera. Cos'è? È sparita? Oggi è Anastasia. Mi ha detto in bagno che praticamente con il suo compagno. Sì. No! Ma dove sei? Cosa hai fatto col tuo compagno? Cosa hai fatto col tuo compagno? Posso saperlo? Voglio saperlo. No, no, adesso me lo dici. Cosa hai fatto col tuo compagno? Ani? Me lo dici? Cosa? Cos'hai fatto con tuo compagno? Però, diciamo, allora, non si fa la spia, Vanessa. Non si fa la spia. L'importante è che non sia una cosa pericolosa. No, è pericoloso, Vane. Sì? No, cosa hai fatto? Niente. Va bene, adesso stacco la telecamera e me lo racconti. No. Sì, sì. Va bene, cucciolini, dai, andiamo a dormire. Praticamente oggi? No. Dai, lasciala stare. No, però, no, non voglio che lo dici a voi. No, lo dice solo a me. Smettila. Dai, dai, cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù, mamma e papà.